Tu sarai muto e non potrai parlare perché non hai creduto. A che cosa Zaccaria non ha creduto? Non ha creduto alla parola che Dio gli ha destinato per il tramite dell'angelo, colui che porta l'annuncio, letteralmente in greco. Se non credi alla parola del lieto annuncio, non sai cosa dire. Perdi la capacità di parlare. O per usare un'altra immagine evangelica, diventi sale senza sapore, luce assurda che non illumina. Luca tesse una pagina, quella che oggi si raccoglie nel primo capitolo del suo Vangelo, intrecciando un confronto costante tra la vicenda che si sviluppa attorno al bambino di Zaccaria e di Elisabetta da una parte e la vicenda che si raccoglie attorno al bimbo di Giuseppe e Maria dall'altra. E così emerge il contrasto tra il mutismo dell'anziano sacerdote da un lato, troppo gravato dagli anni e dalle disillusioni della vita per poter dare credito a un annuncio di questa portata, la nascita del Messia di Israele, e dall'altro lato la pronta accoglienza della tredicenne di Nazareth che fa spazio alla parola dell'angelo e quindi potrà lasciar esplodere dal fondo di sé il suo canto di gratitudine. Pare che la fede, la fiducia nel fatto che Dio porta avanti la sua opera di salvezza, ci renda cantori, ci dia parola in qualche modo, ci renda eloquenti. In una pagina dei suoi straordinari diari, Etty Hillesum scrive così: "Dentro di me c'è una melodia che a volte vorrebbe tanto essere tradotta in parole sue. Ma per la mia repressione, per la mia mancanza di fiducia, pigrizia e non so che altro, rimane soffocata e nascosta. A volte mi svuota completamente e poi mi colma di nuovo di una musica dolce e malinconica. Ci vuole coraggio, dice Etty, per lasciare emergere dal fondo di noi il canto segreto, la melodia sepolta. Occorre dare credito alla benedizione che riposa in noi per il fatto stesso che siamo vivi. Dare credito al fatto che l'opera di Dio è di farci crescere a misura della vita e dell'amore di cui ci nutre. Nella grande avventura di diventare vivi per davvero, di dare credito al canto di fiducia nella potenza della vita che già risuona in noi, il Signore ci accompagni."